In compagnia di Marco Cappato, siamo ormai il comitato dei radicali italiani è finito, se ne stanno andando tutti quanti, e siamo in compagnia appunto di Marco Cappato, che è consigliere della città metropolitana di Milano, neoeletto, peraltro ovviamente anche tesoriere, come sappiamo, dell'associazione Luca Coscioni. Non l'abbiamo intervistata, per questo siamo in debito obiettivamente al congresso dell'associazione Luca Coscioni che abbiamo seguito, e volevamo partire preliminarmente appunto con una sua valutazione. Come era andato questo congresso che si è tenuto, se non sbaglio, un paio di settimane fa? Beh, è stato un congresso che ha preso atto di una situazione molto positiva in termini di iniziativa politica, in particolare sui fronti delle giurisdizioni, legge 40, ricerca scientifica, fecondazione assistita, e anche di questioni politiche come l'eutanasia, sulla quale la nostra associazione obiettivamente rappresenta un po' il soggetto unificante dei temi delle libertà civili. Ci sono state presenze autorevoli, il riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica, anche le dichiarazioni della Presidente della Camera Boldrini sulla questione eutanasia, e soprattutto un congresso utile per definire nuovi obiettivi sulla fecondazione assistita per eliminare le discriminazioni contro i pazienti non sterili dalla fecondazione assistita, e la ricerca sulle staminali embrionali, la ricerca sugli embrioni, che è stato il punto di avvio della storia politica di Luca con i radicali e poi con l'associazione. Quindi credo un congresso innanzitutto utile, che è la cosa più importante per un congresso, che ci aiuta per i mesi che abbiamo davanti. Marco, sappiamo che c'è stata anche una polemica interna di fondo, volevo soltanto chiederti, ovviamente tra tesoriere del Partito Radicale Transnazionale Maurizio Turco, volevo chiederti se dal congresso c'era stata qualche evoluzione, qualche novità. No, nessuna novità. Maurizio ha portato avanti un'iniziativa in questi mesi, noi abbiamo sempre dato pubblicità e continueremo a darla rispetto agli esiti futuri. Ok Marco, veniamo qui appunto al comitato. All'inizio dei lavori, mi sembra il primo giorno, c'è stato qualcuno che in un intervento, mi chiede ai governatori, ti ha citato come ipotetico candidato a una segreteria. Poi si sono appunto susseguiti i vari interventi, ci sono state anche qui un po' di polemiche interne, chi ha parlato di squadra. Mi sembra che ormai è una tematica abbastanza stabile nei vari appuntamenti radicali. Tu che cosa ne pensi di questa citazione e un po' dell'andamento dei lavori di questo comitato? Io ringrazio Michele per la stima. Le candidature si fanno al congresso. Personalmente ritengo che gli organi dirigenti di Radicali Italiani abbiano bene operato in condizioni molto difficili, e le discussioni sulle polemiche interne, le squadre eccetera, in realtà sono discussioni che vanno, come dire, inserite in un contesto. Il contesto è la difficoltà enorme degli obiettivi che il movimento radicale si pone, il rientro nella legalità delle istituzioni italiane e gli altri obiettivi dell'azione dell'iniziativa politica radicale. Mi pare fisiologico che quando la situazione è molto difficile anche nella impossibilità nel trasmettere all'esterno, nel comunicare le iniziative e gli obiettivi che si hanno, ci può essere la tentazione di concentrarsi di più su se stessi, sulle proprie difficoltà e i propri problemi. Per me, l'ho detto nel mio intervento, la cosa importante a questo punto è riprendere riattivare degli strumenti di iniziativa politica, da una parte attraverso quello che è stato il successo più importante di questi ultimi mesi, cioè l'attivazione degli strumenti, diciamo, dell'azione giudiziaria, ovviamente per fare valere dei diritti, quindi è iniziativa al 100% politica, e credo anche delle iniziative popolari, e forse su questo il congresso potrebbe essere chiamato a giocare un ruolo importante, perché una delle caratteristiche di Renzi e del renzismo, ma anche
berlusconismo per altri versi, dell'impostazione dei partiti leaderisti, populisti, anche in parte di alcuni connotati dello stesso Movimento 5 Stelle, è di giocarsi la politica sul piano così televisivo, dello scontro delle dichiarazioni, dello scontro al quale poi molto spesso non corrisponde la possibilità di appassionare il paese sul confronto, sulle riforme, sulle leggi, sulle politiche. Ecco, l'iniziativa popolare, che non appartiene, non è targata una parte, una componente politica, ma che punta direttamente i riflettori su un tema o su un altro, che sia a livello europeo, 1 milione di firme per l'iniziativa europea, fino ai livelli regionali, comunali, referendari, eccetera, credo che sia uno strumento utile a questo punto per riprendere anche da fuori il Parlamento, perché questa è una condizione nuova, insomma, recente, ma nuova per il movimento radicale, riprendere una possibilità di proposta politica istituzionale, ma da fuori delle assemblee, e coniugare questo tipo di azione con l'azione non violenta e l'azione giudiziaria è un elemento importante per radicali italiani, in un momento in cui, e questa mi sembra un'altra urgenza, si rischia la realizzazione di alcune controriforme istituzionali pericolose, perché nel momento in cui in nome dell'abbattimento dei costi alla partitocrazia nelle province l'unica cosa che si elimina è l'elettività del consiglio provinciale, e per un modello che poi si prepara a essere proposto anche per il Senato, la cosiddetta elezione indiretta, riaffermare il modello basato sull'uninominale maggioritario a un turno, il collegio uninominale, credo che sia una urgenza, e l'occasione del congresso di radicali italiani può servire anche a quello. Quindi insomma, tu ti chiami un pochino l'attenzione sugli obiettivi politici e quindi l'iniziativa anche in campo, in strada. Quindi in qualche modo ritieni che un po' tutta questa discussione, anche perché poi si parla anche di associazioni, cioè di coloro che poi un po' fanno i militanti nelle varie città e che reclutano, questa discussione sulle associazioni, su questa spaccatura interna tra militanza e dirigenza e così via, non sia una cosa reale o importante, insomma, da risolvere? Ci sono anche motivi molto concreti e molto reali di scontro su una questione, su un'altra, nel momento in cui, è chiaro che nel momento in cui si va a sostenere che l'associazione Luca Coscioni ha falsificato delle riunioni, che sono accuse ovviamente di una loro serietà e gravità che non voglio minimamente contestare la serietà e la gravità di queste accuse. Semplicemente non ritengo che questo sia da mettere al centro della politica. Vanno affrontate, ci sono le sedi per farlo, può anche essere il comitato, le nostre riunioni, la sede per farlo, a patto che non si riduca poi a questo la vita politica di un movimento come il nostro. Le associazioni locali, l'unico errore che si potrebbe commettere è pretendere di attribuire a queste associazioni una esclusività territoriale. Non deve essere così. Quindi una rappresentanza in questo senso della esclusività territoriale, di rappresentanza di un territorio. A Milano ci possono benissimo essere radicali tanto quanto me, che ritengono che andasse fatta scelte completamente diverse, che vadano fatte scelte completamente diverse e opposte sul piano politico. Si potrebbero anche aggregare in associazioni o anche l'opinione del sindaco, del singolo, non è che vale di meno perché è di un singolo, o l'azione di un singolo. Per cui se rimaniamo nell'ottica di un partito libertario,
dove non c'è una disciplina di partito e dove ci si unisce su obiettivi a livello nazionale tanto quanto a livello locale, non è che non ci siano gli scontri, ma almeno gli scontri, diciamo, è più facile che rimangano collegati alla politica, cioè a quello che si vuole per i cittadini tutti, e è meno possibile legati a questioni che riguardano più, diciamo, il ruolo che ciascuno può volere giocare dentro al partito, dentro al movimento o dentro all'associazione territoriale. Grazie a Marco Cappato.